continui a saltare da una moto all'altra, continui a vincere, complimenti da te. Sì, non è facile però la dimostrazione che cerco sempre di migliorarmi e di guardare avanti, soprattutto perché ho un obiettivo, quello di essere tra i protagonisti anche in MotoGP. E quindi per farlo bisogna che comunque anche queste gare che le faccio anche per allenarmi, devo cercare di spingere sempre al massimo. Gli avversari non mancano perché comunque il livello è cresciuto anche quest'anno, però alla fine nonostante l'età che avanza mi adeguo alla situazione e quindi cerco di imparare anche dai giovani. Quindi sono contento anche oggi, nonostante il weekend in particolare, dalle condizioni abbiamo fatto un bel passo, soprattutto una gran qualifica. Fare 49, quando all'inizio sono venuto qua con la MotoGP facevi 49, era diciamo figo, no? E adesso devi andare più forte, devi fare comunque dei tempi importanti, devi fare 49 comunque con una praticamente una stock. Non è sicuramente facile. Ho una gran moto, un gran team, ma alla fine penso che per fare certi tempi bisogna guidarla la moto. E quindi grazie a tutti perché mi mettono nelle condizioni di farlo. Siete cresciuti tanto infatti anche come team, secondo la doppietta per voi c'è un aspetto del quale abbiamo parlato meno, nel senso è qualche anno che stai seguendo Matteo, è qualche anno che magari possiamo dirlo gli dai una mano, complimenti perché questi giovani stanno crescendo davvero bene, in parte anche merito tuo forse. Sì, forse la soddisfazione anche più grande è questa perché sai, quello che ho fatto comunque si vede. La mia velocità comunque sì, lo dimostra, ma cercare di aiutare dei ragazzi come Matteo è una soddisfazione. Matteo, ma anche Samuele, adesso oggi non so che problema ha avuto, però anche lui partiva in prima fila come me, è una grande soddisfazione. Per loro è chiaro che non sarà facile, ma hanno un bel riferimento, hanno praticamente un libro aperto e possono comunque copiare. E questo credo che sia una cosa molto importante che possono sfruttare. Mi auguro che la prossima settimana non facciano quello che mi aspetto, che mi aspetto comunque un gran risultato anche a Imola. E non bisogna nascondersi, ma alla fine sono due ragazzi veloci e mi aspetto molto anche dal weekend di Imola nella Coppa del Mondo. Complimenti, un applauso, complimenti Michele. Matteo, complimenti soprattutto a te, adesso insomma possiamo dirlo senza nessun timore di smentita, il miglior giovane per ora insomma.